Ci sarà o no una crisi economica nel 2020? Andremo in recessione o in depressione? Che cosa causerà il coronavirus? Ciao a tutti, io sono Giusy e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo degli effetti del coronavirus sull'economia. In particolare però io non voglio trattare questa dinamica parlando casualmente di che cosa succederà, come sto vedendo in molti video. Quindi parleremo prendendo dei dati concreti. E quali sono i dati concreti che abbiamo oggi e che possiamo analizzare per capire effettivamente che cosa succederà e guardare ai casi simili del passato e nello stesso tempo guardare a oggi, la nostra situazione oggi. Quindi questo video servirà anche per farti tu una tua idea, perché non mi piace fare come fanno molti che ti dicono è tutto bellissimo, non succederà nulla, anzi migliorerai se hai un prodotto online, perché ovviamente non ci sono delle basi quando viene detto questo, ma è solamente un proprio tornaconto personale, perché bisogna vendere un determinato prodotto o un determinato corso. Nemmeno mi sembra giusto fare delle situazioni catastrofiche, perché ovviamente non sappiamo come si evolverà tutto, ma guardando questo video capirai effettivamente gli scenari che potranno succedere e ti potrai fare una tua idea e potrai effettivamente capire cosa potrà succedere. In particolare parlerò di tre argomenti. Il primo argomento di cui parlerò è come analizzare la situazione, quindi darti gli strumenti per poter analizzare anche tu la situazione. Secondo punto, parlerò della differenza tra recessione e depressione e cosa succederà, quindi ti mostrerò i diversi scenari per farti capire cosa potrà succedere da oggi a X anni. E infine ti darò gli strumenti per me fondamentali per vivere nel migliore dei modi anche un periodo di crisi economica. Quindi sia per questo periodo di crisi economica o un altro periodo di crisi economico finanziaria, tu che cosa puoi fare da oggi per superarlo al meglio, per non subire gli effetti di eventuali crisi? Iniziamo allora subito con il primo punto. Primo punto, come analizzare la situazione oggi. Uno strumento che abbiamo è valutare gli scenari, quello che è successo in dei casi tra virgolette simili, perché di simile non ci può essere nulla, perché come dicevo prima bisogna guardare al passato però con gli occhi di oggi. E quindi possiamo vedere gli ultimi esempi che abbiamo avuto con la Viaria, con la SARS. Tutti questi eventi però hanno in comune una cosa diversa rispetto al coronavirus: la durata limitata. Da quello che stiamo vedendo oggi non sembra super limitata la durata, invece in quei casi la durata è stata limitata, quindi questa è la prima differenza. Perché ti dico questo? Perché molti dicono abbiamo superato in passato questo e l'altro evento. Ok, che cosa c'è di uguale rispetto a questo e l'altro evento? Che cosa c'è di diverso oggi? Quindi questo è il primo punto di differenza. Poi due cose che bisogna analizzare: lo shock di domanda, cioè quanto i consumatori richiederanno determinati prodotti e servizi, quindi quanto si ridurrà la domanda. Ho fatto un video sulla legge della domanda, puoi andarlo a vedere, te lo linko da qualche parte in basso al video. E anche come risponderà il mercato azionario, perché ovviamente un consumatore, una persona, agisce non solo razionalmente ma anche emotivamente. Se si fida per esempio di un governo o meno, se vengono date delle notizie contrastanti, questo può influenzare diversi parametri e anche la domanda di mercato e come va a variare. Quindi ci sono diversi parametri che dobbiamo prendere
prendere come esempio. E poi di fondamentale importanza è capire uno, la contagiosità del virus e due, il tasso di mortalità. Perché ovviamente più il tasso di contagiosità è alto, più il tasso di mortalità è alto, peggiore sarà lo scenario economico, ok? Quindi dobbiamo prendere questi parametri come riferimento, almeno questi parametri. E andiamo al punto 2, differenza tra recessione e depressione, che cosa succederà? Perché ti voglio parlare di queste due casistiche? Perché di depressione se ne parla meno, però è fondamentale capire le differenze. Quindi per recessione si parla di declino economico che dura massimo un anno, ok? Mentre quando parliamo di depressione si ha un declino economico che ha una durata superiore, quindi una durata almeno superiore un anno e anche una riduzione del PIL maggiore del 10%. Quindi fatta questa premessa e questa differenza tra recessione e depressione, vediamo i diversi effetti. Vi è un effetto diretto che ha portato e sta portando, lo vediamo tutti noi, il coronavirus, ed è l'effetto diretto sul sistema sanitario. Ovviamente questo effetto sarà peggiore o migliore a seconda di determinate condizioni. Se per esempio si trova una cura in tempo breve, ovviamente le ricadute sul sistema sanitario saranno inferiori. Se invece si trova una cura tra molto tempo, ovviamente gli effetti saranno peggiori. E poi l'altro fattore che bisogna considerare è come si riuscirà a contenere il contagio. Se si riesce a contenere il contagio, ovviamente si avrà un effetto minore sul sistema finanziario. Se invece, nonostante le misure prese dal governo o le misure che il governo prenderà, più riusciremo a contenere il contagio e più avremo prima una cura per il coronavirus, e minore sarà l'effetto sul sistema sanitario. Gli altri effetti sono invece degli effetti indiretti economici. Abbiamo un effetto che riguarda la diminuzione dell'offerta di lavoro, la diminuzione della produttività, il calo del lavoro, ovviamente, perché le aziende stanno chiuse, la domanda, quindi il consumatore spende meno in determinati settori e quindi vi sarà prima o poi un effetto, a meno che tra 10 giorni non finisce tutto, di chiusura delle aziende, quindi un calo della domanda, soprattutto in alcuni settori come il turismo o dei beni considerati non fondamentali come può essere il teatro, il cinema, eccetera. E poi si avrà un crollo del commercio internazionale e degli investimenti esteri, quindi abbiamo un effetto diretto sul sistema sanitario e effetti indiretti sul sistema economico. Ovviamente, a seconda delle politiche di governo, della situazione iniziale di un paese, questo scenario potrà portare a delle situazioni diverse. Premesso che la situazione non è delle più rose, come abbiamo capito ad oggi. Prendendo come riferimento l'influenza spagnola del 18-19 e altre due influenze, l'influenza di Hong Kong e l'influenza asiatica, in quei casi il tasso di contagiosità era del 25-35%. Per quanto riguarda il tasso di mortalità, era del 2% per quanto riguarda l'influenza spagnola. Per quanto riguarda invece l'influenza di Hong Kong o l'influenza asiatica, si attestava intorno allo 0,2%. E quindi che cosa è successo in quel caso? In quel caso, nonostante questa differenza di scenari, perché il tasso di mortalità era diverso, diciamo che più o meno nel breve periodo, entro i 3 anni, si ritornava a una situazione del PIL, cioè il prodotto interno lordo, il totale dei beni e servizi prodotti da uno Stato in valuta. Quindi entro i 3 anni era ritornato il PIL più o meno
simile alla situazione iniziale. Quindi il primo anno vi è il crollo del prodotto interno lordo e diciamo gli effetti maggiori si vedranno il primo anno. Già nel secondo anno successivo a queste crisi vi era un miglioramento e il terzo anno si arrivava ad una situazione più o meno simile ai tre anni precedenti prima che si verificasse l'evento. Che cosa succederà? Una nota dell'osservatore sui conti pubblici stima un 4,8% di diminuzione del PIL. Poi si avranno degli effetti peggiori nei paesi emergenti perché avranno meno strumenti per fronteggiare questa emergenza. Il prodotto interno lordo avrà un crollo entro il primo anno e poi inizierà a migliorare. L'effetto sul commercio internazionale sarà maggiore rispetto a quello che vedremo sul PIL, sul prodotto interno lordo, e poi vi sarà uno spostamento dei capitali verso i paesi più avanzati, perché si tende a pensare che i paesi avanzati fronteggeranno meglio questa emergenza, questa crisi. Adesso passiamo al terzo punto. Cosa puoi fare tu oggi per prepararti alla prossima crisi economica? Prima cosa che puoi fare, una cosa che bisogna fare sempre, è mettere da parte il 20%, almeno il 10%, però sarebbe meglio il 20% del proprio stipendio. Questo sempre, qualsiasi sia che sia un periodo floridissimo, sia in un periodo di crisi. Quindi sempre bisogna mettere il 20% da parte, quindi devi sempre pensare che il tuo stipendio, quello che guadagni se sei un libero professionista, il 20%, come se non ce l'avessi, lo metti su un conto separato. Ho creato pure un video per quanto riguarda il risparmio e la gestione dei soldi, te lo linko sempre in basso. Poi, seconda cosa da fare, chiudere i debiti con un alto tasso di interesse. Quindi, quando puoi, cercare di chiudere il prima possibile questi debiti, perché avendo un alto tasso di interesse paghi delle somme alte rispetto al prestito che hai fatto. Terza cosa da fare, controllare le tue entrate e le tue spese. Questo sempre, perché rendendoti conto di quanto spendi per le uscite, di quanto spendi per il cibo, di quanto spendi per i viaggi, solo rendendoti conto di questo, allora potrai migliorare se stai spendendo tanto in qualcosa che nella realtà dei fatti non ti serve. Quindi fatti un file Excel, usa un'app, scegli tu lo strumento, non è importante lo strumento, ma è importante che analizzi le tue entrate e le tue spese per capire come migliorare la tua situazione. Punto 4, sii razionale. In questi momenti che cosa succede? Tendiamo a spendere meno, magari se abbiamo degli investimenti a disinvestire, eccetera. Cerca di essere razionale, non farti prendere dall'emozione del momento e ragiona, cerca di capire lo scenario e poi agire per cosa è meglio per te. E infine punto 5, formati. Quindi sia che tu sia un dipendente, un libero professionista, un imprenditore, continua a formarti in modo tale che tu sia appetibile per il mercato, piuttosto che hai la possibilità di reinventarti durante la tua vita lavorativa, in modo tale che qualsiasi cosa succeda tu possa, tra virgolette, reinventarti. Non è facile, però se continui a formarti avrai anche la mente più aperta e avrai modo di capire anche meglio come si muove il mercato e come agire. Ecco, oggi direi che abbiamo parlato di tantissime cose. Abbiamo visto come analizzare la situazione, abbiamo visto la differenza tra depressione e recessione e cosa succederà, e infine abbiamo visto cosa puoi fare tu oggi e in qualsiasi momento per cercare di fronteggiare al meglio i periodi più difficili.
Adesso fammi sapere tu che cosa succederà e come fronteggeremo questa emergenza, se durerà poco o meno. Fammi sapere che cosa pensi tu, scrivimelo nei commenti, lascia un like prima di andare via e iscriviti al canale per non perderti i prossimi video. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!